Questa invece è una leva di terzo genere perché a metà tra le altre due forze, a metà in questo caso particolare, se no compresa tra le altre due forze, c'è la forza motrice. E mentre invece agli estremi c'è la forza vincolare e la forza resistente. In questo esempio particolare, la forza motrice si trova esattamente a metà, però questo può anche non essere in generale. Comunque, è una leva di terzo genere perché tra le altre due forze c'è la forza motrice. E le leve di terzo genere sono sempre svantaggiose perché la forza motrice, trovandosi sempre più vicina al fulcro, questo è il suo braccio, rispetto alla forza resistente, quindi la forza motrice c'ha sempre un braccio minore, questo qui, rispetto alla forza resistente, allora ha bisogno di compensare questo braccio minore attraverso una forza più intensa. In questo esempio particolare, il braccio della forza motrice, questo è il fulcro, il braccio della forza motrice è 5 buchetti, mentre invece il braccio della forza resistente è 10 buchetti, quindi il braccio della forza resistente è doppio. La forza motrice, avendo un braccio a metà, deve fare una forza doppia. E infatti è vero, si vede anche dal dinamometro, perché la forza motrice deve fare una forza di 1,6 newton. 1,6 newton è esattamente il doppio di 0,8. Quindi la forza motrice, per contrastare il peso dell'asta, che è la forza resistente, deve fare una forza doppia. Quindi ecco che è una leva svantaggiosa, perché per contrastare 0,8 newton abbiamo bisogno di fare una forza più intensa, il doppio in questo caso. E quindi noi, se ci limitiamo a queste due forze, abbiamo 1,6 newton in alto, la forza motrice, 0,8 in basso, quindi la somma di queste due farebbe un 0,8 newton in alto. Ecco che allora interviene la forza vincolare. Forza vincolare, come sempre, deve garantire che la forza totale sia 0. Siccome sta vincendo la forza motrice, che è più intensa rispetto alla forza resistente, allora, la forza vincolare, a differenza di tutti i casi che abbiamo visto prima, va verso il basso. La forza vincolare, infatti, può andare anche verso il basso, non è che va sempre in alto. In questo caso, la forza vincolare va verso il basso, perché va a aiutare, la forza resistente, che è più debole della forza motrice. Siccome questa vale 0,8 newton e questa vale 1,6, allora la forza vincolare ci mette un altro 0,8 newton, quindi 0,8 e 0,8 newton, e si vede che è 0,8 newton. Infatti possiamo vedere qui 0, 0,5, 0,6, anzi no, partiamo dal basso, quindi 0 newton, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Quindi vediamo appunto che la forza vincolare vale 0,8 newton, quindi abbiamo 0,8 newton in basso la forza vincolare, 0,8 newton la forza resistente, che è la forza peso dell'asta, 0,8 e 0,8 fa 1,6, 1,6, 1,6 newton è la forza motrice. Quindi abbiamo di nuovo la forza totale uguale a 0. Queste due, 0,8 newton ciascuna, 1,6 newton. E come sempre abbiamo anche i momenti torcenti uguale a 0, perché la forza vincolare, come sempre, non fa momento torcente, mai, perché è applicata nel fulcro e quindi non ha braccio. Gli altri due momenti torcenti sono uguali e contrari. Infatti, la forza vincolare vorrebbe far ruotare l'asta in questo modo, così, quindi in senso antiorario, rispetto al centro di rotazione, che è il fulcro. Quindi questo è il fulcro, centro di rotazione, e questa forza tira in alto vorrebbe far ruotare l'asta in senso antiorario. La rotazione antioraria, ricordiamo che è un momento, genera un momento torcente che esce. Quindi questa forza fa un momento torcente che esce. La forza invece di gravità vorrebbe far ruotare l'asta in senso orario, così. E quindi fa un momento torcente che entra. Quindi noi abbiamo un momento torcente che esce di questa forza qui e un momento torcente di quest'altra qui che entra, e questi due momenti torcenti sono uguali opposti, quindi si annullano. Questa non fa momento torcente, i due momenti di questi si annullano, il momento torcente complessivo è zero. E quindi l'asta in equilibrio non trasla e non ruota.